Ragazzi e ragazze, benvenuti nel 18° episodio di God of War 4. Sto registrando come un drago oggi, signori. Abbiamo aumentato un botto l'armatura di Kratos. Guardate mo che figa che abbiamo adesso. Corazza mitica della protezione. E abbiamo anche aumentato un po' le lame del caos. Sono arrivato più o meno a livello 2. Tanto un po'. Però ormai sono a livello 6. Ho trovato una Valchiria uccidendo la raga. Cioè, per dirvi. Adesso dobbiamo tornare alla camera di Tyr. Trovo la runa segreta del viaggio di Jotunheim nella camera di Tyr. Valchirie, bisogna scoprire il destino delle Valchirie. Siamo davvero pronti per questa battaglia? No, ragazzi, è veramente forte. Guardate che ricompensa. L'uccisione e possibilità di rilasciare armatura Valchiria, bottino epico, materiale potenziamento. Questa è veramente una bella cosa, ragazzi. Ucciderla. Piano piano. Siamo ancora a livello troppo basso, comunque. Dovrei essere almeno al 7. Ho visto dei nemici a livello 8 massimo, quindi credo che al 7 possiamo già iniziare a combattere contro tutti. Ma siamo ancora al 5, raga, per farvi capire. Cioè, manca ancora veramente tanto. Ok, proviamoci ancora. Vediamo che cosa succede, ragazzi. Usa la vasca di sabbia. Ricominciamo. Vai, e speriamo che davvero sto giro non ci siano interruzioni, ragazzi, perché prima ne abbiamo avute. Mi stavi insegnando a parlare, zio. Io tutta la morte della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. Mi piace. Voto 10. Vai, scrivi, ragazzo. Ti stai guardando intorno oppure puoi scrivere? È quella la risposta. Dice terra. Ah, scrivi terra allora. La morte crea nuova vita. Scrivi terra, zio. Vai. Yert. Se ok. Se avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Esatto. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace. Famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni? Sono molto rari, ma esistono, sì. Siamo arrivati. Recupera la runa la runa Testa, nera. Dov'è questa runa? Non lo so, non sono mai stato qui. Ma non sei mai stato qua. La pietra deve essere quella. Camera di Tyr. Figata. Ti pareva? Ma che figata. Ok. Ho già visto un qualcosa che mi aiuterà. Credevi fosse così facile? No. Ma un po' ci speravo. Disattiva le difese della camera. Ok, e dove devo? Non ce la fai, fratello. Ma non so dove metterla. Non so dove iettarla. Ora intanto qua si può rompere, eh? Ah no, si può andare su. Ok, allora andiamo su, vediamo che cosa succede qui. Ragazzuoli, su di qua. Cos'è che sta facendo sto rumore? Mi sa che mi devo sbrigare un po', raga, perché ci arrivo lo stesso. La mente più veloce del vento. Risolvere problemi con la testa piuttosto che con i piedi. Benissimo per me. Ok, qua non c'è nulla. Bella, bella questa atmosfera. Bello, adesso posso tornare giù. Cioè qua. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo, a causa di Odino. Quanto oro c'è qua, ragazzi? Mi sa che non c'è nulla da prendere. Ok, devo capire dove incastrare quel bagaglio. Allora, qua c'è un simbolo su, però non credo che serva a qualcosa. Ecco, trovato. Dai, vieni. So che stai girando. No, mi sa che è fermo la raga, eh. Ok.
Ok. Qua si girerà. Qua ci sarà una mappa, speriamo, perché devo prendere anche tutti i tesori, raga, piano piano. Uno skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spaltare il burro sul pane. Merda che... Ecco perché non piace a nessuno. Oh mamma, che trappole. Guardate, piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli, padre. Vai, me la caverò. No. Attento, fratello. Freya non è qui ad aiutarti se ti fai ammazzare. Sì, allora. Ok, molto easy qua. Qua però c'è un problema, ragazzi. Wow. A parte che questo posto è bellissimo. Guarda, guardate quello. Che spettacolo. Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Non dice niente, ragazzi, eh? Leggi. Qua ci sono tutti i tesori di tutte le... Viene da una grande terra deserta, molto lontana da... Uno dei tre sigilli. Caspita, sì, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Temo che non sia così semplice. Chissà dove sono gli altri sigilli, raga. Ma intanto qua lo apriamo. Che non so neanche dov'è la cassa, per dirvi. Ah, ok, abbiamo fatto un bel giretto panoramico, capito. Adesso mi sa che devo prendere di nuovo la cosa qui. No! Roger. Il ragazzo è in pericolo. Come on.
E schiattate, strunz. Dove eravamo rimasti? Cosa hai visto? Non è importante. Ok. È stato solo bastardo! Non devi pensare ai miei fallimenti. Sembrano cose delle schifo. Brutto stronzo che non è altro. Attento! Ma poi la finisco di rompermi i coglioni, sti incubi di merda. Vi giuro raga, li odio gli incubi. Datemi la vita, bastardi. Altre trappole! Bello sto punto, raga. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Ah sì, quello sì, altri sicuro. Piccoli passaggi. Lo so, vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Tutto qua? Non spaventosi. Ehi, sono scolleati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Okay. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno sole e luna, vero? Tyr li conosceva. Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Beh, quello sicuro, ok. Arriva a porta. Ok raga, per sbloccare quella stanza lì devo andare su perché non ci arrivo con le lame. Quindi secondo me c'è da fare qualcosina qua, sì, perché... Incubi, raga. Sbam! Quanto mi piace sta combo, raga. Cazzo. Guarda, ne va un po' a fanculo. Sbam. Sbam. Fate ridere il cazzo. Ok, ho dovuto riattivarle, basta. Ingegnoso. Ok, andiamo. Non venite fuori in più di bastardo, fatto un spacco. E comunque la cassa ancora devo trovarla. Quella con le rune. La runa sta scendendo. Oh cazzo! Che succede? Trappola. Padre! Ragazzo, vattene via! Io sto bene! Come ti libriamo? Tira le catene sul muro! Ma ce ne sono tre! Che cosa faccio? Atreus, calma! Puoi farcela! Sbrigati! Posso ancora se posso affogare! Ok, Ati è argentato, rincorre la luna. Skull è dorato, insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare, ma non sono in ordine. Bravo! La luna va a sinistra, il sole a destra e Midgard al centro. Quale leva tiro? A sinistra! Vai, 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 che ce la facciamo. Sole a destra. Al centro. Ok, vai, 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 vai con quella. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Perfetto. Non posso affogare. Buono a sapersi. Non fermiamoci. Ehi, sopra. Oh merda. E mo? Ragazzo, ferma quella catena. Come? Non lo so. So cosa fa. Il pugnale. Non c'è altro modo.
funzionare. Grazie. Vaffanculo. Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. Bravo, figlio mio. Ok. Ragazzo. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, fidati. Bene, allora. Mira alla faccia. Fuck. Oh mio Dio, raga, ce ne sono due. Raga, ma ce ne sono due, ma come cazzo faccio? Oh oh. Raga, c'è un grande problema, ma un grossissimo problema. Se colpisco uno, l'altro si rianima. Oh mio Dio, devo farli fuori insieme, raga. Sei serio? Uno è andato. Anche l'altro. Mamma mia, una fiammella eterea che brucia in tutte le direzioni. Si genera con le grandi battaglie. Si usa per potenziare le lame del caos. Fuori del tartaro. Attacco runico pesante. Attacco che colpisce i nemici con due fendenti di lama. Ottimo. E anche questo ce l'abbiamo, raga. Mamma mia, questo è potentissimo. Esci dalla camera di Tyr. Volentieri, guarda. Mi sono un po' rotto il cazzo di star qui, sinceramente. Yer. Siamo vicini alla meta. Siede.
vino lemniano dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso? Puzza di uovo marcio. Sarà ancora buono? Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa! Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. Ti piacerà, bomberissimo, non lo so. Abbiamo completato la runa nera. Abbiamo 10.000 XP, ragazzi. Torna passando per la torre. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Sì. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci guarderà la strada. Andiamo. Sei sicuro, bomberissimo? Io al momento, ragazzi, sinceramente andrei da Brock prima di tutto e andrei a potenziarmi, perché secondo me c'è della roba per me. Esatto, le lame del caos e l'artiglio abbiamo da potenziare. Signore, abbiamo potenziato un po' Kratos. Adesso vi saluto e vi ringrazio. Io vado a girare un po', adesso giro, trovo un po' di tesori, sperando di riuscire a trovare delle belle missioni secondarie. E poi ci vediamo nel 19° appuntamento, ragazzi. Mi raccomando, su God of War 4. Mi piace e un commento. Bella, ragazzi.